ragazze, benvenute o bentornati a tutti nel canale. Se è la prima volta che passate da qui, io sono Manuela e oggi vorrei mostrarvi non solo delle, diciamo, un minimo piccolo haul che ho fatto, ma soprattutto condividere con voi dei doni che ho ricevuto nel mio periodo di quarantena, dove ho potuto instaurare non solo degli splendidi rapporti, ma veramente una conoscenza più approfondita di persone che, se anche da un telefono sembrano lontane, alla fine sono molto più vicine di chi veramente mi è accanto. Ma prima ancora di mostrarvi tutto ciò che ho avuto regalato, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto, mi farebbe un immenso piacere. Di spolliciare se questo video vi è piaciuto, di attivare le notifiche del campanello per essere sempre aggiornate, ma soprattutto di seguirmi se vi va anche su Instagram, ne sarei felicissima. Detto questo, allora io partirei prima mostrandovi ciò che mi sono ho voluto comprare. Diciamo che fondamentalmente lavorando tanto, nonostante il periodo di quarantena e stando comunque in casa, ovviamente, ho preso poco. Però appena sono uscita, ovviamente ho fatto il mio rifornimento di Montale. Sapete che io adoro determinate fragranze, tra cui Antoine Thierry, che è entrato a far parte l'anno scorso dei miei profumi preferiti. Ho preso sia il profumo che il latte corpo, che utilizzo sempre. Ho ripreso Vanille Absolue, che mi mancava, e poi Wild Pear, la fragranza che è alla pera che io amo. Ma non mi dilungo perché veramente ve ne ho parlato, che ve ne ho parlato, e quindi veramente li conoscerete senz'altro. Ero incuriosita da provare un prodotto di Fresh, e quando sono la prima uscita che ho fatto un giro da Sephora con Rosario, sono andata e ho voluto prendere la lotion, il tonico alla rosa. Onestamente la sto, vabbè, già utilizzando, ma non mi piace molto perché almeno per me è troppo ricco, è come se non si assorbisse, mi lascia una patina sul viso e nasce sicuramente per una pelle un po' più asciutta che ha bisogno di essere idratata, ma ci sono rimasta un po' male perché anche il detergente alla soia che se avete visto il video Determinati non mi ha entusiasmato per nulla, cosa che invece questo prodotto di Youth to the People, il detergente alle vitamine e tè verde, mi è piaciuto da morire. Unico neo, unica, diciamo, unico difetto è la bottiglina che ha la testa un po' larga, l'apertura, e quindi ne esce un po' tanto, bisogna dosarlo, poi cola, però fondamentalmente è un validissimo prodotto. Me ne sono innamorata, lo sto utilizzando con vero piacere e infatti lo vedrete annoverato nei miei preferiti e mi è piaciuto moltissimo. Quindi questi sono stati gli unici acquisti di questo piccolo che ho fatto, ma ci tenevo a mostrarveli. Allora, andrò random perché veramente mi sono arrivati in alcuni periodi e sono stati veramente dei regali inaspettati, dei rapporti speciali non solo per il dono che ho ricevuto, ma per le parole, per l'affetto. Ho conosciuto tantissime persone, seppur virtualmente, ma anche dopo con videochiamate, ed è stato per me un immenso piacere. Non solo perché uno, beh, avendo acquistato da me, ragazze, mi fa un tanto piacere, e due, perché le persone poi si fidano dei miei consigli, e tre, perché si è creato un bellissimo legame e quindi ve li voglio mostrare. Allora, il primo, ve l'ho detto un po' random, è questo di Anna. Ciao tesoro, un bacio enorme, che ho avuto regalato la Cutie Palette di Nabla con il Glam Touch, sempre di Nabla, il rossetto. Le avrete viste, io poi al limite farò un video con voi. La palette l'avevo vista semplicemente diciamo dai social, non l'avevo vista da vicino, ma i colori sono pazzeschi, pazzeschi. Cioè non vedo l'ora di fare un tutorial con questi che sembrerebbero invernali, ma a me, diciamo,
diciamo, sapete che io amo gli smoky, quindi potete ben immaginare. E poi il rossetto, e questo è questo Malva vinaccio giallastruccio, mi piace molto. Non è di quelli matte, però penso che sia un rossetto comunque ad alta tenuta, e questo è il rossetto veramente. E la colorazione è wild berry nelle mie corde, lo sapete, e quindi sono contentissima. Ne avevamo parlato la sera scrivendoci e me lo sono ritrovato al negozio e sono stata felicissima. Silvia, mi ha fatto un regalo bellissimo. Ciao tesoro, un bacio veramente grande. Allora, mi ha regalato di Frank Bobby lo scrub per il corpo al cocco e caffè. Sono in fissa con il cocco in questo periodo, per me è estate pura, quindi me lo sono mantenuto fino a mostrarvelo. Adesso devo usare, ragazzi, basta. E quindi lo proverò e vi farò sapere. È molto chiacchierato, allo stesso tempo sul tubo so che piace tantissimo e quindi non vedo l'ora di provarlo. La linea di Caudalie Ted Vigne, che sapete che io adoro, guardate che carina la mini taglia, ma io non me la conservo per il viaggio perché quest'estate credo di non fare nulla. E la userò già adesso fondamentalmente. Il latte, il doccia schiuma, la crema per le mani, che sono curiosissima di provarla perché amo le creme per le mani profumate e lo sapete, le utilizzo tantissimo. E poi Ted Vigne l'avevo già provata e adesso mi devo assolutamente prendere l'acqua perché mi è terminata. Poi di Chiotis, che non conosco come brand, il gel micellare, quindi uno struccante per il viso. Sapete la mia fissa di quanto io ami provare prodotti struccanti, detergenti e quant'altro, quanto per me sia uno step fondamentalissimo e quindi sono molto contenta. Le matite una occhio e una labbra di Neve Cosmetics, che io già conosco, mi piacciono molto. Questa per le labbra è la Amarant, Amarant, sì, mentre quella per gli occhi l'avevo già ed è quella prugna. Io ho l'unica cosa, cerco di sfumarla bene perché se no cola. Questo è l'unico un po' neo delle matite occhi di neve, almeno per me. E poi l'ombretto di Kiko, questo mono, questo che è un grigio tortora, e soprattutto poi questo della linea di Pierre Ricadeau, dottor Pierre Ricadeau, credo si pronunci così, il contorno occhi anti-borse, anti-occhiaie, schiarente. Quindi proverò e vi farò sapere. Veramente grazie di cuore Silvia perché è nato veramente un bellissimo rapporto. La mia amica Antonella mi ha regalato un quaderno. Un giorno inaspettatamente mi ha scritto e mi ha detto: Manu, ti ho fatto arrivare dammi l'indirizzo, va bene, ti ho fatto arrivare un quaderno dove tu puoi scrivere ciò che sono i tuoi desideri e i tuoi sogni. Ragazze, ed è una cosa bellissima, eccolo qui, perché poi ha tutte praticamente le scritte dietro, veramente delle frasi anche motivazionali, e quando voi avete nero su bianco i vostri pensieri, i vostri sogni, è come se fossero più reali, è come se quel sogno si stesse per raggiungere. Non so come spiegarvi, la quarantena a me mi ha portato proprio a scrivere, a mettere nero su bianco i miei pensieri, non dico una sorta di diario, ma era una cosa che da tempo avevo in mente di fare, e invece la quarantena su questo mi ha aiutato moltissimo. Poi la mia amica Stefi, a cui mando un bacio grandissimo, che in questo periodo ci siamo sentite tantissimo, anche lei mi ha fatto un dono che non mi aspettavo, in questa scatola stupenda dove ovviamente mi ha messo tanti campioni, una serie di maschere, eccole qui, questa al bambù, questa di Sephora di pulizia. Poi questa Fix the Zone, sempre maschera per il viso, una purificante, eccola qui, e poi un anti-jet lag. Questa non so perché conservarla fino a quando sarà, mi sembra un po' impossibile perché per me il viaggio più importante della mia vita sarà quando partirò per la Colombia e che staremo 2 mesi fuori, quindi non è che da adesso in poi mi conserverò le mini taglie per quando partirò perché non si sa quando si partirà.
E quindi non so se mi conserverò questa per il jet lag, ma non credo me la farò prima. E perché veramente sono curiosa di provarle. E poi mi ha regalato questo cofanetto di Oleraskin che io già conoscevo e che avevo adorato. La crema la ho ancora, quindi la conserverò. Ma il detergente e il siero mi sono piaciuti da morire, quindi adesso li riprenderò. Più questa scatola piena di campioni e sono veramente molto contenta perché ho modo di provare tante cose. Steffi lo sa che mi piace tantissimo provare tanti brand, tanti campioni e lei me li regala sempre, quindi veramente grazie di cuore. Per terminare, Maria Elena, mi ha fatto un regalo inaspettato, è arrivato al negozio un giorno e parlavamo di un ordine, parlavamo di consigli e quant'altro quando un giorno mi è arrivato al negozio un pacchetto con questi prodotti di Mossa, di cui uno già ve l'ho annoverato, anzi più di uno annoverato nei miei preferiti. E siccome avevo fatto una recensione positiva perché alcuni prodotti provati regalatemi poi da Stefania mi erano piaciuti, e quindi lei, vedendo, seguendomi su Instagram, ha pensato di regalarmene ed è stata veramente una cosa immensa perché lei ha ascoltato le mie recensioni, ha saputo che questo brand mi sta piacendo moltissimo e ha voluto farmi un dono, e queste sono le cose veramente più belle, perché non è il dono in sé per sé, come dico io, ma è veramente il dono di chi è sceso, come dico io, ed è andata poi a comprare, ad avere quel pensiero per te. E mi ha regalato il Juicy Clean, che è una creme mousse per lavare il viso. E questo è un brand EcoCert, fa parte di Madara, ed è un brand un po' più easy, più giovane, più fresco, più veloce, più smart, più dinamizzante, e mi piace molto come concept. Questo è per lavare il viso. Mi ha regalato poi il booster lift che io utilizzo quando vado a utilizzare le maschere per il viso, quindi per farle penetrare di profondità, e poi la maschera alla mela, una maschera peeling che si utilizza proprio 5 minuti e poi si sciacqua e mi piace moltissimo, pizzica un po', leviga tantissimo, vi dà un effetto veramente di distensione, estrema luminosità. Ed è una maschera molto veloce perché si tiene veramente in posa 5 minuti e poi si sciacqua abbondantemente. Quindi Maria Elena con questo regalo mi ha reso veramente felice, quindi un bacio grande anche a te. E per concludere, l'ultimo ma non per importanza, dalla mia amica Dania, con cui in questa quarantena veramente è nato un bellissimo rapporto, anche scambiato su messaggi del buongiorno, la buonanotte, come va, come stai. Veramente anche lei ha seguito tantissimo i miei consigli e questo per me lo apprezzo molto, perché potrà sembrare strano, però è facile dire Manu mi mandi questo, ho provato questo, lo vorrei, ma è ancora per me ancora più immenso sapere che mi chiedono il consiglio e mi dicono Manu mi vuoi consigliare questo come per il mio tipo di viso, così, così e così, e poi si fidano e lo acquistano. Questo per me è una valenza veramente immensa e lei mi ha voluto regalare una linea per il corpo di Ofidra. Eccola qui, io non la conoscevo proprio. Mi è arrivato un suo pacchetto al negozio e quando l'ho aperto e ho visto gelsomino orientale, mi sono fatta un po' scoraggiare dal nome, poi sono andata a vedere la piramide olfattiva e mi è piaciuta da morire, ragazze, da morire. L'acqua per il corpo è rinfrescante, tonificante, energizzante, mi dà proprio il piacere di indossare una fragranza fresca e vibrante, rinvigorente, e la sto utilizzando con un enorme piacere. Il bagno schiuma e il latte, il doccia schiuma non fa un'eccessiva schiuma, sapete quanti io ne ho aperti, ma io li cambio sempre. E il latte corpo si sente moltissimo la fragranza e quindi è molto resistente. Ci vuole un po' più di tempo per assorbirsi, ma devo dire la verità, è una combo veramente perfetta. E quindi, ragazze, ringrazio anche Dania per questo splendido regalo, tesoro, un bacio grande. Questi sono dei piccoli acquisti e tutti i vostri regali che ho ricevuto in questa quarantena che per me sono
Se da un lato è stata molto difficile, lo è ancora, dall'altro lato è stata veramente meravigliosa perché ho avuto modo di conoscere persone meravigliose anche al di fuori proprio di uno schermo, perché tramite uno schermo è nato il rapporto, ma al di fuori perché poi ci siamo scritte, messaggiate e viste, e questa è una cosa bellissima e spero che questi rapporti continueranno veramente nel tempo. E quindi sono felice di averveli mostrati, ci tenevo perché è un modo anche ulteriore per ringraziare non solo voi che mi seguite, perché tutto questo è frutto anche dei miei sacrifici, perché a volte non è facile mettersi davanti alla telecamera quando ci sono tanti pensieri, preoccupazioni, però basta veramente un rossetto, un po' di trucco, il prepararsi, che tutti i pensieri in quell'attimo svaniscono e questa per me è una cosa meravigliosa. Quindi non finirò mai di ringraziarvi perché tutto questo è possibile soprattutto grazie a voi. Detto questo, io vi mando un bacio grande, vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, come sempre vi aspetto in un prossimo video e vi mando un bacio grande.